Buonasera a tutti quanti, siamo in live questa sera in compagnia anche di Fabrizio Roscitano. Buonasera Fabrizio. Ciao Walter, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo. Allora, manca davvero pochissimo all'inizio del quarto di finale, è il primo quarto di finale dell'ATP Master 1000 di Miami con il nostro Jannik Sinner. Protagonista contro Francisco Cerundolo. Terraiolo Doc, però le prestazioni che ha fatto registrare in queste partite dal primo turno contro Vic Sport fino al successo che lo ha portato ad affrontare quest'oggi Jannik Sinner, lo considerano comunque un giocatore di un buon livello, quindi da non sottovalutare. Cosa ne pensi, Fabrizio? Sono assolutamente d'accordo con te. Mi ha stupito la vittoria di ieri contro Tiafoe.
devo essere sincero, dopo il primo set pensavo che potesse calare e invece è calato molto Tiafoe, che poi dopo è andato completamente in palla e terzo set praticamente non ha giocato. Però sono stato sorpreso, devo essere sincero. Beh, anche le vittorie contro Opelka e anche nel secondo esatto, contro Monfils, una grande scalata. Assolutamente, ragazzo giovane, 23 anni, e come hai detto tu, il terraiolo di Buenos Aires, però si sta affacciando a questi livelli, vedremo con curiosità. Quindi match da non sottovalutare per il nostro Jannik, che però parte nettamente favorito. Parte favorito, non lo sottovaluterà secondo me, perché lui è già stato sul dorso del precipizio due volte in due turni uno dietro l'altro, con Rusori e successivo con Careno Busta. E ieri secondo me è stata la prova del 9, superata decisamente a pieni voti. Quello che mi ha impressionato è stata la calma con cui non si è fatto tirare dentro dai momenti di lucida follia di Kyrgios, e come ha gestito la partita. Cioè, ha dimostrato una maturità veramente, è una personalità veramente forte. Che non è da tutti, essendo anche classe 2001 Jannik. Assolutamente sì. Gioca come un veterano. Io sono rimasto impressionato da come ha gestito i match ball contro Careno Busta. Sono sincero. Mi ha lasciato veramente di sasso. Partita iniziata al servizio Francisco Cerundolo. E quindi Jannik che dovrà rispondere. Inizia con una seconda l'argentino e Jannik è subito a martellare da fondo campo. Sì, ha preso già una linea Cerundolo sul recupero. Alla corta bellissima, ci arriva Jannik alla fine, ragazzi, che punto che viene fuori. Bel punto, bella giocata. Schema classico, ottimo. L'ho portato a rete, però ha chiuso molto bene, ha seguito il punto Cerundolo e ha chiuso con una bella volée a rete. Ne ha fatta una simile Careno Busta, però ha sbagliato sulla ribattuta, sulla volée di Sinner. Esatto. Un'altra seconda. Doppio fallo. E arriva il primo doppio fallo del match. Lui che si è spinto per ora in finale solamente all'ATP 250 di Buenos Aires lo scorso anno contro Schwartzman, e questo è il miglior risultato della carriera. L'ATP 1000, sì. Sì, assolutamente. Ma è abbastanza un nome abbastanza nuovo. Tra gli argentini, insomma. Sì, c'è anche suo fratello che non è niente male ed è la stessa età di Jannik, classe 2001, invece è Francisco, classe 98. Qui sbaglia con il rovescio, quindi 15-30, subito una prima chance per iniziare subito con un break sarebbe fondamentale. Vediamo come si comporterà l'argentino. Seconda. Qua ha trovato una quasi linea. Secondo me l'ha presa proprio, l'ha pizzicata, perché non è riuscito a fare neanche il movimento Jannik. No. Match combattuto per ora. Sì. Altra seconda. Non ho ancora messo una prima. Mi sembra che non abbia ancora messo una prima. No, tutte seconde. Doppio fallo. Doppio fallo. Quindi
primo game e prima palla break anche. In questi momenti gioca anche l'emozione, anche gioca un po'. Beh, un esatto, po' scherzi, essendo non abituato a questi palcoscenici, sicuramente prima in campo Sinner che risponde presente, ci arriva e poi sbaglia con il dritto, purtroppo. Sì. Quindi vantaggi. Però sai, se cominci dall'inizio a metterlo sotto pressione. Poi vedremo il turno di battuta di Sinner, però se gli metti già qualche tarlo in testa, psicologicamente potranno vantaggi. Beh, ieri diciamo che alla prima chance, vabbè, ok, anche la situazione è abbastanza inusuale, si fa per dire, perché iniziare un secondo set dopo aver vinto il primo con il game penalty non si vede tutti i giorni, ecco. No. È stato bravo a non fare, comunque a non concedere all'avversario palle break. Sì, assolutamente. Questo è un merito. Qua attacca con il dritto Cerundolo e purtroppo il recupero in slice di Sinner va a rete. Quindi vantaggio Cerundolo e una palla per l'1-0. Un po' in ritardo sia sul primo dritto che poi sul rovescio, che ha dovuto provare a una mano. Ed esce il nastro. Nastro aiuta Sinner. Nastro azzurro, possiamo dire per ora, dai. Di nuovo perfetta parità, 40 pari. E qua ace, arriva il primo ace del match. Quindi siamo due doppi falli, un ace. Esatto. Game già abbastanza lungo, siamo già sui 6 minuti, qua chiude con la risposta errata Sinner, 1-0 Cerundolo che quindi annulla la palla break e tiene la battuta seppur sorprendo. Esatto, già da una palla break per Sinner. In grafica ci sono anche i risultati che sono, diciamo, sono materializzati nella notte con il successo da parte di Carlos Alcaraz contro Stefano Tsitsipas. E un'analisi su questa partita, cosa diresti? Penso che stiamo assistendo alla nascita di un nuovo fenomeno spagnolo. Che si prenderà sicuramente l'eredità di Rafa Nadal, che purtroppo tanto con l'età avrà sempre un po' più problemi di fisici, e sarà un bello spettacolo con Sinner, sperando che Sinner mantenga quello che ci sta facendo vedere. Secondo me sarà una nuova, potrebbe diventare una nuova faida, speriamo. Sì, intanto Sinner parte molto bene con il dritto e quindi porta a casa il primo punto del secondo game. E poi con il servizio conquista anche il secondo punto, quindi 30-0. Secondo me, analizzando il tabellone, la parte alta ha un livello leggermente più alto. Questo anche può dare molto bene a Sinner, che secondo me può raggiungere la finale senza troppi problemi, vedendo anche qual è l'altro quarto di finale. Sì, è meglio non essere dalla parte di Alcaraz in questo momento, perché esatto, secondo me lo soffre, in questo momento lo soffre. Beh, ma lo soffrono quasi tutti, eh. Sì.
Però se arrivasse con in semifinale con Medvedev, poi sarebbe una bella semifinale. Però guarda, secondo me domani assisteremo ad una bella partita perché Medvedev ha abbassato tantissimo il livello rispetto a Melbourne. E si era già visto comunque sia ad Acapulco sia a Indian Wells ha fatto dei giri a vuoto e tanto Sinner perfetto per ora, peccato questo errore con il rovescio, però ci stava come scelta. E tornando al discorso di, secondo me Urquaz, essendo anche campione uscente qui a Miami, deve difendere il titolo, quindi anche i punti conquistati lo scorso anno, Certo. sta giocando bene il torneo. Ma Urca è un avversario spigoloso sotto tanti punti di vista. E poi è Soprattutto se molto gioca da amico di contropizza. Sinner. Se non ricordo male, è anche molto amico di Sinner. Eh sì, poi hanno giocato la finale assieme lo scorso anno. Sì. Non chiude con lo smash. Due volte, Forse peraltro. tre. È lunga, meno male. Troppo leggero è andato. Sì, comunque scioltezza è il game di battuta. Quindi uno pari e per ora entrambi molto Sul pezzo. esatto. Sinner cerca di rimontare qua il secondo spiazza l'italiano Sì. E ed è ha fatto una bella 15-0. prima esterna e poi l'ha spostata 2 volte. Sì, servizio dritto e poi la chiusura In controbalzo. contropiede. E soprattutto contropiede, sì. E guarda la risposta ed è out il rovescio di Cerundolo, 15 Bene, pari. corridoio. Non mi sembra ci sia tanto pubblico. Anche secondo me l'orario ancora E infatti, siamo nella matinée di Miami, ecco dai. primo attacco di Sinner Sì, la volée non decisamente portato a casa. sbagliata, eh. Sì, passante molto basso, eh. Passante molto basso. Ecco, secondo me se dobbiamo analizzare che abbiamo un po' detto che in questo momento potrebbe soffrire Alcaraz. Ecco, il gioco a rete dello spagnolo è nettamente in questo momento migliore Sì. dell'azzurro. Buono, Bel accelerazione dritto. attacco, siamo ancora a 30 pari, quindi un'altra situazione comunque scomoda di punteggio. Se da una parte possiamo analizzare Sinner sicuro avanti 40-0, dall'altra invece c'è un Cerundolo che sta facendo abbastanza fatica. Assolutamente. Sembra che abbia un servizio non così cattivo come quello dell'italiano. Esterno, ace esterno. Ah sì. Sì, Già la seconda volta che prova questa palla qui, eh? Da destra. risposta auto di poco. 2-1. Tiene ancora il servizio. Sì. E riprendo la tua considerazione del poco pubblico, ce ne sarà di più tra qualche settimana, magari in una serie playoff tra gli Heat e i Celtics. Sicuramente ce ne sarà di più. A prescindere, ce ne sarà di più. Beh, speriamo, condividiamo anche questa passione. E
Comunque, cioè, è veramente incredibile la sfortuna che abbiamo. Sì. Come franchigia, veramente, è una cosa incredibile. Oggi ho letto che Williams è stato operato e potrebbe rientrare per l'ultima serie di playoff, se ci arriviamo. Quindi neanche nelle semifinali? Non lo danno per... Poi sai come fanno... I Celtics sono molto, molto, molto parchi di informazioni dal punto di vista medico. Quindi per oggi c'era un tweet di Wojnarowski che dava la possibilità eventualmente... Sì, per l'ultimo turno, prima non saprei, sarebbe da augurarselo, perché... Ma secondo te vanno con Orford da 5 oppure Thais titolare? Che ti devo dire? Io andrei con Orford da 5. Io andrei con Orford da 5. Perché gli altri quattro sono quelli, quindi però vediamo se Udoka si inventa qualcosa di bello per provare a sopperire la mancanza di Robert Williams. Sì, soprattutto nessuna delle caratteristiche di Williams. No, non ce l'abbiamo. Abbiamo perso 3 stoppate di media partita, tra l'altro. E anche una doppia di media, sì, un atletismo, però come hai detto te, la sfortuna si ci vede benissimo con i Celtics. Sì, soprattutto per Sinner nel momento in cui la stagione stava per svoltare, perché neanche farlo apposta, mettiamo il naso avanti e c'è subito la notizia, cioè incredibile. Eravamo clamorosamente on fire. Eravamo meravigliosi da vedere anche, tra l'altro. Però vediamo Walter. Sbaglia la risposta, c'è Rundo, quindi 30-0, quindi torno di nuovo col discorso di prima, Sinner molto più tranquillo a servizio rispetto all'Argentino. Mi sembra un dato di fatto questo. Poi la tranquillità, sempre molto molto tranquillo lui. Ace esterno, si è pizzicato proprio la linea, gli ha restituito quello che ha subito prima. Esatto. Altra linea, però questa volta viene chiamata Sembra lunga. Però anche qui siamo 40-0, quindi può anche rischiare un po'. Se non c'è Rundolo, qua ha giocato bene l'Argentina. Sì. Come prima, eri 40-0, qua ha preso il 40-15. Esatto. Adesso vediamo se riesce a chiuderla come nel game precedente, di battuta. Servizio palla corta, mamma mia, grave errore. Non un'ottima scelta stavolta, No. E anche qui per ribadire quello che abbiamo detto prima, cioè il gioco vicino a rete di Sinner in questo momento non rispetta la classifica, secondo me, che attualmente l'italiano occupa. Però qui è stato proprio un errore come scelta, perché sì. Poteva tranquillamente accelerare a destra e a sinistra, invece ha trovato una palla corta che sinceramente non aveva diritto di senso. Cittadinanza. Mamma mia, da 40-0, 40 pari, quindi prima l'errore di scelta, adesso l'errore con il dritto, abbastanza clamoroso, e quindi 40 pari. Su un'altra buona prima, che però Cerundolo ha rimandato lunga. Hmm.
Seconda abbastanza pesante. In campo con il rovescio out. Brutto game. 4 punti consecutivi. 40-0 a vantaggio. 4 punti consecutivi. Quindi adesso abbiamo anche la prima palla per l'argentino dopo quella di Sinner nel primo game. Tra l'altro due errori non forzati, un errore a rete di scelta e un punto fatto da Cerundolo su 4. E abbiamo anche una seconda. In campo. Mamma mia. Sulla linea è out. Break Cerundolo. Così da nulla, Brutto game. Da 40-0 gli ha regalato 5 punti. Sì, e tutto nasce da quella palla corta lì, Nasce tutto dalla palla corta, da quella situazione sbagliata. E soprattutto negli ultimi punti, cioè, Cerundolo non è che ha messo in difficoltà Singer, sono arrivati degli errori gratuiti. 3 errori gratuiti. L'unico punto che ha fatto lui nel game è stato quello sul 40-0. Che ha fatto l'accelerazione di dritto. Esatto. Il resto è tutto Sinner. Adesso vediamo, dai. Servizio dritto 15-0 Cerundolo. E sta giocando molto corto Sinner, e invece Cerundolo gioca molto lungo, anche quando è in difficoltà. Sì, senza troppe pressioni. Cioè, il ragazzo comunque ci sa fare, si vede, perché sta giocando un bel tennis, cioè senza paura. Sì. Cioè accelera quando deve accelerare anche qua. Prima diciamo volta... che lui gioca con la libertà di non avere nulla da perdere. Esatto. Con la certezza anche mentale. Sì, perché alla fine comunque dal primo turno che parte sempre sfavorito. Esatto. 7 punti consecutivi, Sì, e poi anche la statistica dei vincenti, 9-1 per l'argentino, È pesante. Risposta errata. 5 più 3 sono 8 punti consecutivi in questo momento. La seconda, c'è una risposta sbagliata così sulla seconda di servizio. Sbagliato di me. È in un blackout, Sinner. E chiude con l'ace. 10 punti. Ah, si ritira. Ah, si è ritirato. Bene. Ma sai che avevo visto zoppica. Esatto, avevo visto che alla fine del secondo game lui un po' malconcio, cioè ci avevo fatto caso così, mamma mia, non ci ho fatto caso. Bene. Pazzesco. Che peccato. Ecco, però adesso capiamo un po' di più quel filotto di punti regalati a Cerundolo. Forse si spiega questo problema fisico. Assolutamente, sì. Incredibile. Mannaggia. Vediamo se c'è qualcos'altro. Passa per finire. Niente. E quindi c'è questo ritiro che veramente fa drammatico. Ci ha lasciato di sasso praticamente. No, assolutamente. Non mi ero neanche reso conto, perché dopo il game
pazzesco, pazzesco. No, ho visto un altro dargli la mano, e quindi quello... Esatto, è finita la partita. Incredibile. Vabbè. Però forse si spiega tutto, di questo 4-1 si spiega da questa probabile... Questo probabile problema anche, fisico. Probabilmente anche giocare tante partite e non è andato via l'audio. No, io ci sono. Ok. E magari giocare anche tante partite così efficienti, soprattutto quelle contro Lussomori e Carreño Busta, quella contro Kyrgios. Non era facile, le energie sono venute meno, questo ritiro lascia sicuramente tanto a mano in bocca per Sinner. Guarda, io mi auguro che sia un problema fisico, ma fisico nel senso di, che ne so, un problema muscolare o altro, nel senso che non può essere un problema fisico solo legato alle quattro partite consecutive, di cui io avevo calcolato che nei primi due match lui ha giocato 4 ore praticamente, 3 ore e 54 minuti, quella di ieri non l'ho sommata, però i primi due match 3 ore e 54 minuti sono tanti, però per uno che aspira e che speriamo possa giocare stabilmente, non dico tutte le finali, ma arrivare sempre al limite delle finali, bisogna che si abitua a giocare partite dure, perché sennò... Diciamo che anche, ecco, un'altra comparazione con Alcaraz, fisicamente non c'è sfida. Ma è esattamente come, cioè Alcaraz è esattamente come Nadal dal punto di vista fisico. Cioè Nadal a 18 anni, 19 anni era un'ira di Dio fisicamente, ancora oggi è uno che sposta fisicamente. Non so che tipo di preparazione di... Sì, poi soprattutto lui adesso ha tanti problemi fisici anche per la sua corporatura, secondo me. Importante. Sì, questo è vero. Questo è vero. Peccato perché... Mamma, senza parole. No, veramente, veramente, cioè, incredibile. Beh, comunque ci saranno altre occasioni, questo è poco ma sicuro. Ma sì, tra l'altro adesso per concludere il discorso dei quarti, Alcaraz è obiettivamente favorito con Kecmanovic. Sì. Però questo Kecmanovic, dal 2020, da quando è iniziato il 2022, sta facendo veramente bene, bene, bene. Io non so a che numero è partito all'inizio 2022 come seeding, però ha inanellato tantissime vittorie, ha punito spesso gli italiani e anche l'Australia Open. Esatto, e l'Australia Open ha fatto fuori, se non ricordo male, Sonego e Berrettini e Caruso al primo turno e lui era subentrato al posto di Djokovic. Esatto, Caruso, serbo. Cioè diciamo che Caruso era nella parte di tabellone di Djokovic. Esatto. E sto serbo sta facendo comunque un 2022. Sì, io ero rimasto un po', diciamo, un po' amareggiato nella sconfitta contro Kecmanovic di Sonego, perché era una grande chance per Lorenzo per poter approdare al quarto turno. Però mi devo ricredere, perché il 2022 di Kecmanovic è sicuramente molto molto positivo per ora. Sì, assolutamente. Prima avevo guardato, poi tra l'altro ha 22 anni, quindi parliamo di un ragazzo di questa generazione qui, di Sinner, di Cerundolo, dei... Forse per la prima volta, si stava analizzando l'altro giorno, ho visto delle analisi, che vedendo gli ottavi di finale di Miami questo anno, possiamo iniziare definitivamente a parlare che è iniziata ufficialmente la nuova generazione, perché Kyrgios era il più anziano e Kyrgios è classe 1995. Sì, quindi è assolutamente 2000, a cavallo dei 2000 ormai. Comunque Kecmanovic ha 19 vittorie e 5 sconfitte,
e 6 sconfitte nel 2022. Ed è per gli italiani è stato veramente indigesto, perché come dicevi tu, ha battuto Caruso, ha battuto Sonego, ha battuto Travaglia a Sydney, ha ribattuto Sonego a Rio de Janeiro, quindi sulla terra, ha battuto Cecchinato a Santiago sulla terra, e Berrettini a Indian Wells, e penso che sia uno di cui sentiremo parlare, senza fare paragoni astrusi, però è uno che secondo me si inserisce all'interno di questo gruppo qui, come anche Cerundolo, se comincia a far bene anche sulle superfici veloci. 23 anni, bisogna che qualcuno poi ne tenga conto, secondo me. Allora, rispondiamo anche al commento di Claudio, che ci chiede perché si è ritirato. Molto probabilmente un problema fisico lo ha messo KO, ne stavamo discutendo insieme a Fabrizio. Probabilmente dopo le circa 4 ore di gioco contro Russovoli e Carreño Busta quest'oggi, il fisico leggerino di Yannick ha avuto qualche problema. Martino, che doveva essere il terzo a comporre la diretta, ci scrive che purtroppo i nostri due top azzurri fisicamente hanno ancora troppe lacune rispetto agli altri top 10. E un saluto anche a Stefano. Cosa ne pensi, Fabrizio? Assolutamente d'accordo. Tra l'altro Berrettini si è operato alla mano destra ieri o addirittura oggi, e quindi bisogna vedere anche quando rientrerà. Non ho capito bene il tipo di problema che ha avuto alla mano destra, però tra i problemi ai muscoli addominali, adesso la mano destra, Sinner che si è ritirato un paio di tornei fa per problemi gastrointestinali, se non ricordo male, oggi si ritira di nuovo, e io l'ho visto zoppicare quando andava via, magari era solo una impressione della TV. Però quello che dice Martino è assolutamente la realtà. Cioè, abbiamo fisicamente, siamo veramente indietro, non solo nel tennis. Non solo nel tennis. Allora, poi Martino rincalza, dice: Berrettini andrà direttamente al Lourdes prossimamente. E ti saluta anche. Io ricambio i saluti a Martino e penso che potrebbe avere ragione, potrebbero andare anche i Boston Celtics, visto che ci troviamo, no? Mamma mia. E purtroppo è così, anche perché poi ti perdi veramente, cioè, le occasioni, perché bene o male ora veramente i top della mia generazione sono, tra virgolette, abbastanza verso la fine. Questo non vuol dire che non vinceranno ancora sia Djokovic che Nadal, però ecco, se non approfitti di un torneo in cui alla fine ci sono Medvedev, Zverev e Alcaraz e non provi a vincerlo, è un problema. A questo punto secondo me Zverev arriverà in finale, però attenzione a questo Cerundolo che quest'oggi si riposa praticamente. Bravo. E prevedendo un terzo set possibile tra Ruud e Zverev, visto in questo momento qual è il livello che sta esprimendo Zverev, il terzo set è possibile. Nella parte alta invece dovrebbe essere tutto apparecchiato per un match imperdibile tra Medvedev e Alcaraz. Sì, penso proprio di sì, a meno che ci siano sorprese. Come dicevi tu prima, Urkaš deve difendere i punti della vittoria l'anno scorso, quindi potrebbe esserci quella sorpresa lì, non lo so, però l'ideale sarebbe Medvedev Alcaraz e dall'altra parte, come hai appena detto, Cerundolo Zverev. A quel punto io mi immagino una finale Alcaraz Zverev, naturalmente sbaglierò perché non ci acchiappo quasi mai, però siccome è gratis lo dico. Allora, Martino dice che vuole una live dei Celtics ai playoff. Va bene,
ci proveremo. Lui è tifoso Celtics o la vuole da me e te? No, no, vuole di me e te. No, lui diciamo che tifoso dei Golden State Warriors. Va bene. Va bene, solo poteva andare peggio. Esatto. Lì vicino in California. Ci proviamo. Lì vicino in California c'è ben di peggio. Assolutamente sì. Guarda, io prometto di provarci. Vediamo come si incastrano le partite, che ora sono e Quelli in casa comunque i primi turni sono sempre comunque in teoria all'ora che giocano in regular season, quindi alle 1.30 è ancora fattibile. Sì, se già comincia a essere le 4 è difficile. Esatto, poi andando avanti con se dovessimo andare avanti, incrociamo le dita. Esatto. Allora là gli orari diventano più difficilitari. Sì, però magari ci troviamo un sabato, una partita un sabato sera o una domenica. Esatto. Sì. No. Ci possiamo organizzare volentieri. Poi ce ne facciamo una del Padova e siamo a posto. Beh, speriamo che ce ne siano ancora qua. Speriamo che ce ne siano ancora quattro, perché io questo anno i playoff vorrei evitarli, visto come è andato a finire lo scorso anno, però... Sì, io ti ho detto che è più o meno... è difficile, ma non impossibile, proprio per quel discorso di cui ci siamo scambiati qualche vocale qualche giorno fa. Assolutamente difficile, perché sul Tirol è in questo momento ancora ampiamente in vantaggio dal punto di vista proprio anche dei numeri, però se si inciampano e Padova fa quello che deve fare, sai, l'ultima partita sul Tirol Triestina potrebbe, e il Padova è lì, potrebbe regalarvi soddisfazioni. Soprattutto secondo me sabato è un crocevia fondamentale, perché campo molto complicato, sintetico, con i Vercelli, loro in casa con il Lecco con qualche diffida, potrebbe succedere di tutto. L'anno scorso eravamo noi al posto del Sud Tirol, c'era il Perugia che rincorreva, a 5 giornate dal termine erano 6 punti di vantaggio, noi abbiamo perso a Trieste e a Modena, e il Perugia poi ha vinto il campionato per la differenza reti di scontri diretti. Quindi questo per dire che gli scontri diretti sono fondamentali. A quel punto, se riuscissimo a fare l'impresa di a Bolzano alla penultima, potrebbe riaprirsi al Drusio. Guarda, tanto i numeri ancora non vi condannano, e né condannano voi e né mettono a sicuro il Sud Tirol. Quindi poi sai, magari a qualcuno viene la gambina corta, invece del braccino corto poi viene la gambina corta, cominci a fare i conti quando ancora l'oste non ti ha portato da mangiare o da bere, e quindi... Questo è poco ma sicuro, basta sentire le parole del presidente loro durante la settimana, che ha detto bastano 3 vittorie, significa che comunque loro un mese fa avevano 10 punti di vantaggio. Sì, certo. Certo. E qualche certezza l'hanno persa, soprattutto perché due sconfitte che sono arrivate quando loro vanno sotto, quindi hanno questo tarlo in testa che quando vanno sotto la partita la perdono. Sì, e poi tra l'altro come ti voglio dire una roba del genere, cioè bastano 3 vittorie, puoi mettere ancora più pressione alla squadra, perché se domenica non vinci, è vero che servono sempre 3 vittorie, ma non puoi più sbagliare, quindi la squadra, se non è psicologicamente preparata o magari non è tutta psicologicamente preparata, può andare in difficoltà, perché sa che non hanno fatto la vittoria che serviva e la partita è una in meno, e se arrivi a 3 partite alla fine devi fare 3 vittorie, comincia a diventare un po' complicato. Poi magari le fanno, io non voglio dire niente di più, però io certe dichiarazioni me le risparmierei, onestamente. Sì, no. Però fa parte del gioco. Sì, no, vabbè, ma
soprattutto quando tu sei davanti da metà ottobre fino a fine marzo, anzi sì. Sabato sarà 2 aprile, quindi da metà ottobre all'inizio aprile sei rimasto davanti e non hai ancora concluso il percorso, c'è un po' di pressione. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Anche perché con i primi caldi, le partite che non sono mai in contemporanea, secondo me questa è una cosa totalmente sbagliata. Assolutamente, sono d'accordo. Che anche sabato comunque, perché noi giochiamo in diretta su Rai Sport, la partita sarà in diretta su Rai Sport, giochiamo alle 15 e loro sono in campo alle 2.30. Quindi anche questo sabato... Mezz'ora. Esatto. Mezz'ora di differenza, Non è una cosa assolutamente logica, perché quella mezz'ora lì può fare tutta la differenza del mondo. Sì, oppure anche... C'è il Padova, saprà come è finita la partita su Tirol. Esatto. Mezz'ora, e avrà mezz'ora di tempo per fare un qualcosa che, se giochi in contemporanea, non puoi programmare. Devi farti la partita, punto. Assolutamente, assolutamente. Beh, allora dai, allora se sabato sì. Sei libero alle 15, se vuoi commentare insieme a me la partita del Padova, ben volentieri, Te lo faccio sapere. Ottimo, assolutamente, ottimo. Ti ringrazio per l'opportunità, è sempre bello parlare di sport, assolutamente, e quindi... Quando sarà possibile cercherò di... Sì, speriamo che non ci sia un altro ritiro, oppure se commettiamo una partita di basket venga sospesa per qualcosa, perché... È no, soprattutto speriamo di non passare per quelli che hanno portato sfortuna a Sindaco. No, no. E Stefano ci scrive anche che Bolelli e Fognini ci stanno regalando delle ottime soddisfazioni, sì, con le prestazioni nel doppio. Sì. Hanno vinto ieri contro Ceballos e tra l'altro i due spagnoli, se non ricordo male. Adesso quindi dico subito, vado a cercare anch'io intanto. Sì, del Bonis e Gonzales al Super Tiger 17. Esatto. Okay. Adesso avranno Kuluf e Skupski in semifinale, che sono numeri 6 del tabellone. Dall'altra parte, dopo l'ottima prestazione offerta con la vittoria del primo grande slam della stagione, ancora una volta Kokkinakis e Kyrgios presenti. E Kyrgios. La coppia greco-australiana. Sì. E comunque c'è ancora Urkash con Isner addirittura. Questi quando battono... Sono sotto 5-4 contro Ram e Salisbury al primo set. Due ottimi, due specialisti con due ottimi servitori. Battitori. Sì, Isner è incredibile. Bolelli e Fognini già un torneo l'hanno vinto, se non ricordo male. Non mi ricordo se a fine stagione, a fine dell'altra stagione o a inizio di questa. Può darsi che mi sbaglio, Può darsi. Guarda, sì. Qua mi trovi impreparato, quindi... Perché o sono arrivati comunque alla finale. Comunque è una coppia che non so come si sono messi assieme, però... Sì, purtroppo quando vanno poi in Davis. Molte volte... cadono le certezze che vengono accumulate durante la stagione, purtroppo. Sì, c'è da dire che Bolelli è un altro di quelli che nella sua carriera ha patito molti infortuni. Sì. Molti infortuni. E all'ultima Davis, se non sbaglio, c'è l'ultimo incontro di Davis, se non sbaglio, lui il doppio non l'ha giocato perché aveva un problema fisico. Sì, ha giocato Sinner in doppio, giusto? Esatto. Con Fognini. Esatto. Quindi torniamo al discorso fisico. Azzurri, lacerate, infortuni. Sì, e non solo.
però potremmo fare una diretta di 18 ore se dovessimo cominciare a parlare di quello che non funziona. Beh, guarda, oggi, seguendo il corso di comunicazione pubblicitaria all'università che sto seguendo, il professore ha iniziato con un articolo che riguardava la sconfitta dell'Italia con la Macedonia. Però non ha parlato, questo articolo non trattava del match che abbiamo perso, ma delle infrastrutture, paragonando lo stadio che abbiamo giocato la partita venerdì sera a Renzo Barbera alle infrastrutture invece che vengono citate, che vengono comunque, ad esempio in Portogallo di Sergio Nato a Oporto, che è uno stadio che rispetta i canoni europei e quelli ovviamente dell'UEFA. In questo momento il Renzo Barbera non rispetta nessun canone, anche a causa del Palermo che nelle ultime stagioni è dovuto ripartire dalle serie dilettantistiche. Però questo deve far pensare che non siamo solamente, cioè saltiamo due mondiali, ma probabilmente è quello che ci meritiamo per quello che abbiamo investito in questi anni nello sport, cioè zero. Sì, noi da questo punto di vista siamo veramente indietro anni luce e abbiamo le strutture che sono tante volte fatiscenti, stadi impresentabili sotto tanti punti di vista. Poi ci piace pure farci del male, perché io penso che una partita importante come quella che c'è stata tra l'Italia e la Macedonia del Nord, che comunque doveva darci l'opportunità di poter andare ai mondiali dopo che già è saltato quelli di Russia, una federazione che funzioni la doveva far giocare in qualsiasi stadio tranne che a Palermo, ma non per Palermo. Adesso non vorrei che qualche persona di Palermo pensi che ce lo comparerà. Io sono calabrese, sicuramente non posso avercelo comparato. Il discorso è: tu la nazionale italiana in una partita decisiva dentro o fuori la devi far giocare, secondo come la vedo io, a Roma, con gli spettatori di Roma e nella capitale. Poi non devi giocare assolutamente in uno stadio in cui un giocatore della Macedonia del Nord ci ha giocato per 4 anni e che ha sempre segnato in quella porta lì, hai capito? E che non segnava da 4 anni, non da 4 settimane, da 4 anni. Se vai a guardare, puoi cercarlo tranquillamente, tu vedi presenze, gol 0-0-0-0. Io sono anche un po' scaramantico da questo punto di vista. E tutto viene anche poi perché noi abbiamo una squadra che non è in grado di segnare. E vedendo, non ho visto la partita con la Turchia, leggendo i commenti mi chiedo se qualcuno di quelli che ha giocato con la Turchia non era in grado di giocare con la Macedonia del Nord, forse ci avrebbe dato uno sprint migliore, cioè un Biraghi, perché non ha giocato con la Macedonia del Nord? Esatto, guarda, stavo per dirtelo. Tonali, perché non ha giocato con la Macedonia del Nord? Noi abbiamo giocatori che sono in deficit fisico, cioè in debito fisico, ma perché sono spremuti, non perché non abbiano voglia di. Si è visto qui in campo che Barella è cotto, sta tirando la carretta da un anno e mezzo, se non due. Emerson Palmieri non salta l'uomo neanche se lo togli l'uomo. Hai Biraghi che sta facendo benissimo nella Fiorentina, ha un mancino delicatissimo, tira le punizioni, tira i rigori, si propone, cioè per quale motivo devi tenerlo lì? E poi il problema è che non hai una punta, perché purtroppo Immobile quando gioca con la Lazio è un giocatore, quando gioca con l'Italia è un altro giocatore, però non c'è niente. Ha anche diversi assistenti da una parte e dall'altra. Esatto. Non è che dico che Immobile è scarso, dico che Immobile nel sistema di gioco della Lazio è un puntero straordinario, lo dimostrano i numeri. In un altro contesto diventa un giocatore normale, che forse non ci possiamo permettere. Ed è per questo che io ho apprezzato ancora di più quello che Mancini ha fatto all'Europeo. Perché ovvio abbiamo avuto fortuna,
tutto quello che vuoi, però il gruppo era questo, il gruppo è questo. Sì. Adesso togli Chiellini e Bonucci, che erano titolari e non c'erano con la Macedonia del Nord, ma se tu non puoi permetterti di fare a meno di Chiellini e Bonucci contro la Macedonia del Nord, i problemi sono ancora più grossi, secondo me. Sì, beh, guarda, io faccio un passo indietro, secondo me comunque, cioè, in ogni caso, noi al Mondiale non ci qualificavamo ieri sera giocando in Portogallo. No. Io ho questa situazione qui, ok? Ovviamente uscire con il Portogallo o uscire con la Macedonia ha tutt'altro sapore, questo è poco ma sicuro. Però io ti dico una cosa, giocare contro il Portogallo è meglio che giocare contro la Macedonia del Nord, nel senso che il Portogallo, poi giocando anche in casa, la partita la fa, non rimane ad aspettare i calci di rigore, che la Macedonia del Nord è venuta a Palermo, si è messa lì, noi abbiamo tirato in porta 32 volte e ci siamo arrivati solo 5 al portiere, perché tutte le altre sono state tutte deviate, sporcate, abbiamo preso mi sembra 17 calci d'angolo a zero, cioè dal punto di vista della partita della Macedonia era quella lì. Io mi metto qui, 11 giocatori dietro la linea della palla, poi se capita, la sfiga vuole che capita al 92esimo, e se capita al 55esimo, sai, al 92esimo la partita è finita. Quindi secondo me non dico che saremmo passati col Portogallo, assolutamente no, però ce la saremmo giocata in modo diverso, perché non si è obbligato a fare la partita. E noi in questo momento, sia come Italia, sia come squadra di club, quando dobbiamo fare la partita, l'ha dimostrato Juventus-Villarreal, andiamo in difficoltà. Io dico che la Juventus avrebbe fatto una partita diversa, per esempio contro il Manchester City o contro il Bayern di Monaco, perché avrebbe fatto lei la partita del Villarreal. Sicuramente esci, perché magari la differenza comunque c'è. Ad oggi è abissale, poi. Abissale, però è una partita in cui tu ti metti lì e dici vediamo se loro ne fanno 5-6, se no a me magari due ripartenze e un gol lo faccio. Invece la Marcia del Nord ci ha proprio detto quello, venite 11. Sì, poi il pallone poi non voleva proprio entrare. No, però Berardi non, cioè io, te non puoi sbagliare quella palla lì. Il portiere non c'è, c'è un'immagine, oggi ho visto un'immagine, uno screenshot in cui Berardi sta tirando e non si vede il portiere alla porta. Tu quando sbagli un gol del genere vuol dire che non sei psicologicamente pronto, e torniamo al discorso di prima. Ma è già un motivo, perché alla tua età giochi ancora con Sassuolo e non hai mai voluto andare da nessuna parte, perché sì. Berardi è stato cercato dalla Juve, dal Milan, dall'Inter, forse quest'anno dicono che potrebbe andare all'Inter, ma ti mancano proprio quelle partite lì, quelle partite che fanno i vari, che ne so, Musiala, che la gente si stupisce che questa 19 anni o 20 anni o 18, non mi ricordo quanti ne ha, è titolare nella Germania. Chi non segue il calcio si può stupire, ma chi lo segue un po' vede che è un ragazzo che 2 anni che è titolare nel Bayern di Monaco e che gioca a titolare un ottavo di finale di Champions contro la Lazio a Roma. Ma come fa a non essere titolare della nazionale tedesca? Jadon Sancho, che a 17 anni era titolare nel Borussia Dortmund e oggi è titolare del Manchester City United, come fa a non essere un giocatore della nazionale? Però questi hanno giocato partite che psicologicamente sono pesanti da giocare, perché vai a giocarti un campionato, vai a giocarti le Champions League, vai a giocarti trofei importanti nazionali con squadre importanti. Sì, sì, no, ma invece Berardi è un discorso perfetto il tuo, non c'è, io da questo punto di vista guarda, è sbagliato proprio il concetto, e soprattutto a livello di impianti in tutti gli sport siamo anni luce di distanza rispetto agli altri paesi, assolutamente. Basti pensare che abbiamo una sola squadra in Eurolega
non tanto forse per il livello del campionato, perché comunque nelle ultime stagioni si è anche innalzato, sì. Ma proprio a livello di impianti, perché in Eurolega ci vogliono determinati requisiti che ad oggi solamente Milano ha, perché la stessa Virtus adesso ha tenuto fuori il discorso che deve costruire un'altra arena in fiera, quindi momentanea, l'anno prossimo, perché molto probabilmente, anche se non si dovesse qualificare con l'Eurocup, sì, deve invitata, vista l'assenza delle tre russe. E a questo punto ci sarà un altro palazzetto momentaneo in fiera con Zanetti che intanto sborsa soldi e... Eh sì. Perché non hanno un palazzetto a regola. Io adesso poi dimmi quando dobbiamo smettere, ovviamente. Ah, beh, non c'è nessun problema. No, mi collego al discorso tuo, ritorno al calcio, ma solo per farti questa domanda. A inizio stagione il Barcellona era la squadra più in crisi di tutto il panorama europeo, dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnico, perché Ronald Koeman non era proprio allenatore del Barcellona, secondo me, come mentalità, come tipologia, come cultura sportiva, anche se ci ha giocato, ci ha vinto la Coppa dei Campioni purtroppo contro la Sampdoria di Bosco, Vialli e Mancini. E a distanza di sette mesi Barcellona gli ha rifilato 4 gol al Real Madrid, al Bernabeu, gioca con una squadra che ha l'età media di una quarta superiore italiana, e perché se vai a guardare quelli che giocano e quelli che entrano alla panchina, sì, ci sono dei ragazzi che non hanno neanche la patente del motorino. E io dico, non è una questione di Xavi, è ovvio, Xavi è proprio l'emblema della cultura sportiva di Blaugrana. Poi però ci vuole che tutto il movimento Blaugrana, la città, i tifosi, la società, protegga Xavi. Perché lui è arrivato, ha fatto i primi 2-3 risultati così così. Esatto, perde in casa col Betis. Bravo. Poi parte e Pedri, Gavi, Araujo, e ce n'è altri 2-3 che ora mi sfuggono i nomi, lo stesso Ansu Fati che si rifà subito male, tutti ragazzi di 17, 18, 19, 20 anni. Poi ovvio che hai quello di esperienza, devi avere. Arriva Aubameyang comunque a gennaio, arriva Ferran Torres a gennaio, che però Ferran Torres c'ha 21 anni. Esatto, cioè non è che arriva dal Manchester City a carriera finita. Quello è andato al Manchester City, ha fatto 2 anni con Guardiola a 18 anni. Titolare. Torna a 20 o 21. Bravo. Torna a 21 e tira i rigori nel Barcellona. A poi te serve Aubameyang, che tutti avevano dato per finito. Tutti. E invece secondo me finito mica tanto. E tu hai Aubameyang, Piqué, Sergi Roberto, Ter Stegen. Questa è la colonna. Poi a fianco ci sono tutti i ragazzini che giocano con entusiasmo, giocano. Quando mai giocherebbero da noi? Vabbè. Non da noi alla Juve, No, vabbè, noi... ma guarda, abbiamo l'esempio in casa che è Fagioli e Zanimacchia. Sì. E Miretti. Sì, no, ma no... Miretti. Esatto, sono tanti anni che se ne parla, ma ad oggi sono la Cremonese, 2, e uno è la Juventus Under 23 in Serie C. E quando qualcuno prova a chiedere il perché, sono giovani. Allora andiamo all'estero a vedere come le squadre di punta, che un conto se lo fa Sassuolo, con tutto il rispetto del Sassuolo, può rischiare anche di mettere i ragazzi, se gli va bene monetizza, se non gli va bene comunque ormai Sassuolo è una realtà, sta lì, media classifica. Ma se tu hai, non tu Walter, che so che sicuramente segui il calcio almeno quanto me, se chi parla tanto va all'estero e guarda Manchester City, guarda il Liverpool, guarda il Borussia Dortmund, guarda il Mönchengladbach, guarda il Bayern di Monaco, guarda il Barcellona. Basta vedere l'esempio di Foden lo scorso anno in Champions, lanciato con ottimi risultati. Ma i nomi potremmo farne, guarda, quanto vuoi. Cioè il Borussia Dortmund c'ha Giovanni Reina, aveva Sancho fino all'anno scorso. Grande errore Sancho andare via, grande errore in questo United, secondo me. Giovanni Reina, Haaland,
Malen. Bellingham. Esatto, Malen. Malen. E poi hanno Marco Reus. Hanno Marco Reus, perché poi ti serve qualcuno che abbia quella personalità, quella importanza, che ti fa capire che quanto è importante giocare col Borussia Dortmund. Esatto, esatto. Però c'è, cioè, oh, Bayern di Monaco sta giocando senza Alphonso Davies, che ha avuto la miocardite, sta ritornando adesso e sta allenando adesso. Cioè, Alphonso Davies ha 20 anni, 21, è titolare, messo lì. Poi entra un altro ragazzino di 19 anni, Musiala, e Moukoko, che è esordito a 16 anni con Borussia Dortmund. Esatto. Cioè, di che parliamo? Cioè, qui a 21 sei ancora... E mandiamo due anni in prestito lì, vai a fare la gavetta, ma... E di Fagioli comunque se ne parla da quando Allegri era già la Juve, quindi prima... Esatto. Quattro anni. E non hanno mai avuto... Io spero che il prossimo anno qualcuno di questi giovani, non che venga aggregato alla prima squadra, che cominci a giocare con la prima squadra. Fra botta è scomparso. E però è infortunato, eh? Sì, ma comunque a Verona non ha mai visto il campo. No. Dragusin, dicevano che ha fatto di tutto per rinnovare il contratto, l'ha mandato prima a Genova, adesso a Salerno, e noi abbiamo, adesso parliamo dagli Juventini, abbiamo il problema di difensore centrale, nel senso che Chiellini e Bonucci sono lì. E hai preso Gatti, per carità, però anche oggi leggevo Gatti, ma Gatti almeno arriverà fra due anni. Per quale motivo? Poi il problema nostro culturale è che il giornalista è in grado di rovinare o pompare la carriera di un giocatore. Sì. Dopo Fiorentina Juventus, Coppa Italia, partita oscena della Juve, no? Il giorno dopo l'indiziato principale della partita oscena era Ake, che ha giocato un tempo in un ruolo non suo. Esatto. Questo vuol dire bruciare un ragazzo. Sì. Sì, come la vedo io. Non dargli la possibilità di sbagliare. A 20 anni devi sbagliare. E che poi noi abbiamo il problema pure che i giocatori vengono messi a caso. Cioè tu sei un terzino sinistro, ti metto alto a destra. Sai, la società non prende i giocatori, dobbiamo posizionarli per quelli che ci sono. Ho capito, però Kulusevski, se tu ogni tanto vedi le partite del Tottenham, non è che sta facendo niente di che, ma lui ha rilasciato un'intervista un paio di settimane fa, che io ho visto poi su Sky, e lui dice: qui gioco nel ruolo mio, ha solo detto quello, qui gioco nel ruolo mio, gioco sempre. A Torino giocava una partita ogni 5 e spesso in ruoli, e spesso anche spezzettoni di partita. Esatto, però adesso non facciamo gli juventini, nel senso che, però questo vale un po' per tutti, nel senso che intendi avere la fortuna, ecco, l'Inter ha avuto la fortuna di trovare Bastoni e l'ha messo in campo e alla fine si è trovata il centrale per 10 anni. Sì. Però sono delle mosche bianche, invece all'estero, adesso in Francia ha tolto il Paris, tutte le altre squadre anche di vertice, se tu vai a guardare, io perché quando guardo le partite vado sull'applicazione, guardo gli anni per curiosità mia, ma tutti under 25, la maggior parte è under 25, che giocano tranquillamente, guardi, 50-60 presenze nella Ligue 1 a 21 anni, con squadre importanti, non con lo Stade Brestois, che sta un po' male, però con Lille, con le Marsiglia. Lille sì, un'altra squadra tipo Borussia Dortmund che fa questi affari qua. Adesso Magnan, Bultmann, lo stesso Renato Sanchez è recuperato dopo un paio di stagioni non delle migliori, però... C'è Jonathan David, esatto, attaccante del titolare del Canada. Esatto. Canada ai mondiali dopo 32 anni. E così, però anche lì investono sui tecnici che hanno una certa filosofia di calcio e che fanno degli fuori giocatori, perché i giocatori ci sono in tutto il mondo, non è che non ci sono, però
Poi se tu hai una primavera con 10 stranieri titolari e 10 italiani in panchina, è difficile che quelli che sono in panchina magari si facciano vedere come i titolari. O no? No, beh, ma guarda, non... cioè, il succo del discorso è perfetto, cioè... sono degli ideali e soprattutto delle idee che ci hanno penalizzato, e questi sono i risultati. Per quanti anni non sono qualificati per i mondiali di basket? Sì, e pensa che ieri leggevo che c'era gente che spera che Banchero scelga, sai, immagino, non so dirti chi è Banchero, no? Che scelga, che non venga convocato alla nazionale italiana perché è tutto tranne che italiano, che non parla neanche italiano. Cioè, noi siamo questa roba qui. Sì. Cioè, io me le tiro fuori, tu pure, tantissimi, per fortuna tantissimi italiani se ne tirano fuori. Però c'è gente che ragiona così. Ci sono le altre nazioni del mondo, tra cui per esempio la Russia, che hanno naturalizzato americani pur di provare a vincere competizioni. J.R. Holden, ex CSKA di Mosca. Perfetto. Ma ce ne sono tanti, e la Polonia che naturalizza Brogdon molto probabilmente, la Macedonia che nell'Europeo del 2009 o del 2011 aveva naturalizzato McCaleb, sì. E noi ci facciamo gli schizzinosi su un ragazzo che comunque è il padre italiano, perché il padre è italiano, la mamma no, però siccome lui non parla italiano, no, allora può stare lì. Vabbè, poi andrebbe anche a sistemare i nostri problemi sotto il ferro, che non sono pochi. Ci manca un centro dai tempi di Fucca. C'è un centro di quelli con la C maiuscola. Cioè, questo sta arrivando al primo anno di università, è in Final Four con Duke, con dei numeri nella fase finale, con dei numeri strepitosi. Vedremo sabato, perché nella partita contro North Carolina quella rivalità sarà storica. Rivalità storica. Poi l'ultimo treno per Coach K. Sì. Quindi comunque... E tra l'altro North Carolina gli ha rovinato l'ultima partita in casa della stagione regolare, perché è andata a vincere in casa di Duke. Era l'ultima partita di Coach K nel suo stadio a Durham, capito? Quindi penso che la senta proprio tanto. Sarebbe bello che terminasse con un altro titolo per la storia, per la storia sua. Sarebbe giusto così. Vedremo. Va bene. Allora, grazie Fabrizio per questa serata rovinata l'infortunio di Sinner, ma abbiamo trattato diversi temi ed è venuto fuori una bella diretta lo stesso. Ti ringrazio per l'invito e complimenti. Ci vediamo prossimamente, dai. Volentieri. Se ci sono la possibilità, volentierissimo. Ottimo. Buona serata. Un saluto a te e alla prossima diretta. A tutti quelli che ci hanno visto e ascoltato. Ciao. A presto. Ciao. This one part, this one third, I'm sorry.
curtains fall. I'm drowning in the fears, and now I know that I will fall again and let it go, but I